felicissimo perché abbiamo raggiunto un traguardo incredibile. Non ho parole, sono 14 anni, penso, che il Bari, da quando ha vinto il campionato, mai nessuno era riuscito ad arrivare in finale. Anche i miei compagni, noi abbiamo fatto qualcosa veramente di straordinario, di unico, e sono solo che orgoglioso e felicissimo. L'avevo sognato e stasera l'ho realizzato. Un'emozione indescrivibile, non ci sono parole, ho ancora la pelle d'oca a pensarci, sono contentissimo, siamo a un passo da coronare il nostro sogno, è bellissimo. Ripartiamo così dalle parole, dalla gioia, dall'entusiasmo del capitano Valerio Di Cesare del match winner contro il Südtirol. Leonardo Benedetti, avviamo così la settimana più lunga probabilmente degli ultimi 12 anni del calcio barese, quella che porta alla doppia finale playoff, prima Cagliari-Bari giovedì sera, poi Bari-Cagliari domenica 11 giugno in un San Nicola già sold out, pensate un po', 50.000 biglietti venduti oggi in sole 4 ore. Sarà uno dei temi, dei tanti temi che analizzeremo insieme questa sera, solita squadra, in regia c'è Davide Del Mastro, in studio abbiamo una sedia vuota perché oggi formiamo un poker, al momento siamo un tridente e a completarlo ci sono Daniele De Vezze. Ciao Luca, buonasera. E Stefania Di Michele. Ciao Luca, buonasera a tutti. Ovviamente oggi più che mai linea aperta con i vostri messaggi su WhatsApp, potete scriverci al 346-035-6314, ci raggiungerà a breve Nicolò Del Vecchio del Corriere del Mezzogiorno, Nicolò impegnato per lavoro, purtroppo, diciamo, lo sappiamo, questa è una professione che impone anche il last minute dalla voce imprevisti. Allora, è un Bari che ha superato il Südtirol in una partita che è stata definita da tanti iconica per la stagione 2022-23, vittoria arrivata in inferiorità numerica. Daniele De Vezze, qualcuno l'ha definita la notte quasi perfetta, perché il Bari ha vinto soffrendo, stringendo i denti, ma volendo fortemente questo passaggio del turno. Sì Luca, diciamo che è stata giocata completamente diversa rispetto all'andata, a prescindere dagli interpreti e dal modulo. Se l'è meritata, perché secondo me il Bari è giusto che sia andato in finale, perché come organico è nettamente superiore al Südtirol, a prescindere dai 180 minuti. È giusto che la finale sia Cagliari-Bari o Bari-Cagliari, come volete, perché secondo me dei play-off erano le squadre migliori, e anche se il Parma comunque ha dimostrato di avere un organico di altissimo livello per quanto riguarda la Serie B, però il Cagliari è la più squadra, secondo me anche il Bari è più squadra ed è giusto che siano andate in finale queste due squadre. Scorrono le bellissime immagini della backstage cam del Bari che hanno catturato la lunga attesa del 2 giugno, oltre 51.000 spettatori allo stadio San Nicola, primato già battuto, dovrebbe essere quello di domenica prossima record per gli ultimi 33 anni, perché l'ultima volta che ci sono stati più di 55.000 spettatori, 1990. Bari Inter 1990, eravamo dei bambini tutti quanti. Io avevo quindi 5 anni. Io un po' di meno, a Daniele Dezzi un po' di più, però inutile, stiamo qua. Infatti, Davide Del Mastro. Sveliamo. Oh, l'ho detto solo io. Davide Del Mastro doveva ancora nascere, credo. Non lo so, sinceramente, no, scherzo. Insomma, tanti bei colori, è stata una macchia bianco-rossa. Stefania, ti faccio una domanda secca: il Cagliari è la squadra che avresti voluto evitare, o credi che ormai arrivati a questo punto dipenda tutto dal Bari? Guarda, l'ho detto anche anche le scorse puntate, io credo che a questo punto nessuna squadra possa essere imbattuta e tutte le squadre possono essere pericolose per questo Bari, nel senso che lo abbiamo visto con il Südtirol, no? Che è una squadra tecnicamente meno forte rispetto al Bari, come diceva giustamente Daniele, ma che ha messo all'andata in difficoltà il Bari per le caratteristiche di gioco. Io ricordo le parole del presidente Luigi De Laurentiis: non ci poteva andare meglio, disse, insomma, all'andata mi preoccupò un po', però il Bari visto al ritorno è stato davvero un Bari incredibile, un Bari che ha emozionato, un Bari che ha giocato a viso aperto una partita importantissima, un Bari che ha fatto divertire, vedi Luca, poi a un certo punto
Chiaramente l'obiettivo è quello della Serie A, però quando uno gioca questo tipo di partite, quando uno gioca in quella maniera, con quella determinazione, nonostante l'inferiorità numerica, allora le puoi anche perdere quelle partite. Però vedere lo stadio gioire per un Bari che giocava finalmente a pallone dopo l'andata, che è stata davvero una brutta andata, allora lì puoi fare la storia. Vediamo le immagini di Ciro Polito, che davvero forse è stato il protagonista assoluto di questa partita. Immagini iconiche, l'esultanza di Polito sotto la curva nord. Oggi multa da 5.000 euro per Polito, perché era in una parte della pista atletica. Credo che l'abbia presa volentieri. Penso che ne pagherebbe anche una da 10.000 per andare in Serie A. Ci ha raggiunto, siamo diventati per magia 4 in questo studio, Nicolò Del Vecchio, Corriere del Mezzogiorno. Ciao Nicolò. Ciao Luca, buonasera a tutti. L'abbiamo detto, è entrato a gara in corso perché c'è del lavoro da completare. Il lavoro chiama, gli imprevisti fanno parte del mestiere. Nicolò, partita probante quella di venerdì. Credo che l'ultimo minuto di gara, con quel doppio tentativo del Südtirol, abbia fatto tenere il fiato sospeso a 51.000 passa spettatori. Tu eri tra quelli. Anche di più, sì, io ero tra quelli. Credo che le coronarie di molti siano andate veramente, veramente in sofferenza. A un certo punto sembrava che, come dire, il Südtirol ce la stesse facendo. Credo che più o meno tutti abbiamo avuto l'impressione che quell'impressione, invece, per fortuna non è andata così. Però ecco, io mi sono perso i primi minuti di trasmissione. È stata una partita straordinaria, è stata una delle partite più belle giocate a San Nicola, quantomeno negli ultimi, non lo so, forse 15 anni, più o meno. Ci teniamo stretti. Ci teniamo stretti. Parlo dell'emozione negli ultimi 15 anni. Il Bari ha fatto anche campionati di Serie A, c'era Daniele, ha fatto grandissime partite anche in Serie A, però ecco, con lo stadio pieno, che è sempre stato un tabù, e con tutto quello che c'era in gioco, credo che veramente questa partita ce la ricorderemo ancora a lungo. Anche perché il Bari manca in Serie B da un po' ormai, in Serie A da un po' ormai. 12 anni, quindi sono davvero tanti. Vediamoci le pagelle di Daniele De Vezze, che nelle ultime partite più emozionanti era in campo, ora fa le pagelle, è vero? L'abbiamo sempre tra i protagonisti al centro. Vediamo, regia, un po' le pagelle. 6 Caprile, 7 e mezzo Dorval, 7 di Cesare, 6 e mezzo Vicari, 4 Ricci, evento irripetibile. Daniele De Vezze mette un 4 a Ricci, ma questo ribadisce l'oggettività, perché molti, Dani, ti hanno scritto nelle altre settimane: ma è un debole per Ricci, ma tuteli sempre Ricci. Però, e questa è obiettività, 4 è il dato di fatto, perché Ricci, lo ricordiamo, per quei pochissimi che non lo ricordano, è stato espulso al 47esimo per un errore abbastanza grave. Poi penso debba una pizza un po' a tutti i compagni di squadra. 6 e mezzo Bellomo, 6 Maite Maiello, 5 e mezzo Moracchioli, 6 e mezzo Esposito, 5 e mezzo Chedira, 6 Matino, 6 e mezzo Bottafolo e Benedetti, 7 per Mignani. Stefania Di Michele e Nicolò Del Vecchio, siete d'accordo con le pagelle? Io sono assolutamente d'accordo con il 7,5 a Dorval, che è stato secondo me il migliore in campo, proprio in senso assoluto. Ha corso sembrava posseduto a un certo punto. Assolutamente sì, ma poi mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento quando la partita si faceva più maschia, si può dire, più cattiva. Ha determinato anche sotto quel punto di vista, non solo sulla parte tecnica. Quindi davvero ha dato tutto in campo questo giocatore. Benedetti avrei dato mezzo voto in più soltanto per il gol, onestamente. Però insomma, e Bellomo avrei dato mezzo voto in meno, perché a me non ha entusiasmato nella partita di... A me è piaciuto tanto invece l'approccio da barese di Bellomo, secondo me l'ha giocata proprio da barese doc. Però prima Nicolò, poi io mi aspetto Daniele. Sempre qualcosina in più da Bellomo. Sono d'accordo sul Bellomo in versione barese doc, no, sulle pagelle di Daniele, credo. Mi avete chiamato, o meglio, sono arrivato nel momento più difficile della trasmissione, cioè il commento alle pagelle di Daniele da parte di Stefania. Però no, mi ritrovo assolutamente in linea con quelle che sono le valutazioni fatte da Daniele. Io invece dico che sei stato poco generoso, secondo me. Qualche mezzo voto in più per i tre subentranti. Per i tre subentranti. Benedetti. Allora, tutti e tre, Bottafolo e Benedetti. Allora avrei dovuto alzare gli altri, perché Dorvale 7,5 se l'è meritato soltanto per la rincorsa che ha fatto. Il pressing su Siega lì alla fine. Tempo scaduto. Valerio ha fatto una partita eccezionale. E Bellomo è stato il migliore dei tre, perché
né Maita né Maiello secondo me hanno fatto una grande partita, ma a prescindere dalla proprio come qualità di gioco, cioè hanno fatto il compitino, e purtroppo in queste partite ci deve essere sempre qualcuno che si prende la responsabilità. E è quello che dico, che diciamo, o che almeno è quello che penso, è che dovrebbero magari prendersi un po' più di responsabilità, un po' più di coraggio in queste partite, perché altrimenti non la sblocchi. Avere un po' più di coraggio. Magari anche in una situazione che può sembrare assurda, però magari forzare la giocata o cercare un passaggio che magari non si vede o non c'è, però altrimenti non, se non succede quello che è successo, la partita non la sblocchi. Cioè un cross che dire che fa un mezzo velo, che neanche lui sa come ha fatto a fare il velo, che Floro mentre cade la tocca col piatto e Benedetti delle prime, cioè a gran tiro. Ci sono incastrate tre cose che in una partita magari difficilmente si incastrano. Poi fate vedere tre persone che sono entrate, quindi ecco perché ho dato un voto uguale a tutte e tre, perché hanno partecipato a tutte e tre le azioni del gol. Però l'unico che ci prova ogni tanto è Esposito, e bisogna dargli atto, perché comunque è un ragazzo che ha delle qualità eccezionali. Adesso non conosco il carattere, non conosco la sua carriera, sono onesto, però ha un potenziale enorme, perché fa la doppia fase, corre tantissimo, ha tanta qualità, sa sempre quello che deve fare quando c'è la palla, non gliela togli mai quando la protegge. È veramente un bel giocatore. E che dire, onestamente sta in calma, cioè io quando se mi chiamate, cioè se devo dire cose le dico come stanno, non ma è so così. Uno che deve dire, cioè si è svegliato dopo il gol, cioè ha dato 10 minuti, sembrava come se fosse, sì, ha fatto un bel finale, secondo però, me c'era anche un calcio di rigore, è un giocatore che nella prima parte del campionato ha abituato ormai tutti a uno standard diverso di prestazioni. E comunque anche nella qualità dei tiri, cioè non è più quello di prima. È vero che, mo lo diciamo da tre mesi, cioè l'appannamento ci può stare, per carità di Dio, però io, detto questo, sono fiducioso che lui potrebbe essere l'uomo che magari non ti aspetti nelle altre due partite possa fare bene. E poi l'altra, per Ricci 4, che io ho il debole, ma lo dico onestamente, per me potenzialmente, per caratteristiche e per ruolo, per sinistro esterno, che è raro, ha delle capacità grosse, Serie A forse, però ha fatto un errore che avrebbe compromesso un'annata, una carriera, non so cosa c'è dietro quell'errore, cioè se non si fosse vinta la partita, l'errore è un danno enorme, cioè l'avrebbero potuto denunciare, citare per danni. C'è stato quel minuto dopo l'errore di Ricci, con la punizione peraltro dal limite, dove credo su 51.000 la metà ha detto ok, è finita. Basta. Poi siamo andati a riposo, luci spente, è stato sì, no, del vecchio, sembrava il sipario. Per come è andata bene, perché a quel punto o fai fallo prima o non lo fai. No. Lui l'ha fatto in una via di mezzo, cioè l'ha portato fino al limite. L'ha fatto lì dove non lo doveva fare. Lui ha pensato di recuperare. Quando ha visto che non ce la fa, cioè, come ha visto l'area di rigore, ha detto lo faccio adesso o non lo faccio più. Però a quel punto la frittata ormai era fatta, aveva compromesso veramente, aveva messo insomma in difficoltà tutti in un'annata dove non era giusto andare in difficoltà anche in termini di nomi per quanto riguarda i terzini per giovedì contro il Cagliari. Vediamo intanto Mignani facendo scorrere il regia. Scusa, voglio, tu non mi elogi mai. Io il momento della mesa dei conti. Mamma mia, siamo a fine stagione, lo devo dire. I panni sporchi si lavano in studio. Lo devo dire, io ho indovinato gli 11. È vero, mi ha scritto. E tu non hai detto niente. Mi hai scritto su WhatsApp, abbiamo le prove. Con Bellomo e non Benedetti, cioè tu non mi elogi mai. Mi hai scritto su WhatsApp, ma non possiamo far vedere pubblicamente come ti ho risposto, perché altrimenti. Cioè, non era facile dire, cioè, una settimana prima, quando mi hai chiesto che non c'era Benedetti, c'era Bellomo, mi ha messo Floruso perché non sapevo che condizioni, giustamente. Però anche devo essere onesto, anche Paolo Ruscitto ha indovinato, cioè entrambi avete indovinato la formazione. Paolo Ruscitto l'ho contagiato io perché me l'ha chiesto quando stavamo in studio. Microfono aperto per Paolo che può rispondere e può smentire quando vuole. Vediamo regia rapidamente le formazioni che ha schierato Mignani, perché poi dovremo avere già il primo ospite pronto. Andiamo a vedere com'è partito con Dorval a destra, con Ricci a sinistra, con questo 4-4
4-2 e poi dopo l'espulsione il Bari si è ridisegnato con un inserimento a sorpresa che è stato quello di Emanuele Matino. Due minuti prima dei playoff, 45 da subentrante. Nicolo, quanto ti ha stupito? Perché vedo già poi il nostro prossimo ospite pronto. Tanto perché mi aspettavo l'ingresso di Zuzek. Avevo pensato che sarebbe uscito Belloma, che diciamo si avrebbe ridisegnato la squadra in un altro modo, inserendo un centrale, però mi aspettavo Zuzek, anche perché in fin dei conti è stato lui il primo cambio in difesa quando Di Cesare o Vicari non erano disponibili, spesso partito titolare in stagione. E quindi mi ha sorpreso, ma mi ha sorpreso anche la prova di Matino. È stata una prova di personalità non facile, considerando appunto che veniva da due minuti giocati in stagione, aveva giocato in Serie C fino a gennaio e poi di fatto non aveva giocato più. E invece nel momento più difficile della stagione, di fatto, secondo me ha giocato una grande partita. E Polito ha detto dopo: me lo aspettavo, perché ha giocato 150 partite in carriera, quindi è un giocatore che come dire, è uno che in C ha sempre giocato. Però Luca, in questo caso, cioè, così come abbiamo criticato tante volte Mignani dobbiamo anche fare l'applauso a Mignani, perché ha una capacità secondo me rara, che è quella di proprio, cioè, lui non se ne importa di tutto quello che avviene intorno, delle critiche, di quello che gli dice la stampa, la tifoseria, come giusto secondo me che sia, e va avanti con le sue idee. Cioè, se sbaglia, sbaglia con la sua testa, e se fa le scelte giuste, le fa con la sua testa, e quella scelta è stata sacrosanta secondo me. C'è una cosa che ha detto Mignani che purtroppo non è ripresa dalle telecamere. Lui nel post gara in sala stampa gli chiedono come ha vissuto l'ultimo minuto e ha detto: ho sperato di non prendere gol, perché poi un gol fa tutta la differenza tra un eroe e un co, ci siamo capiti, insomma. E pane al pane e vino al vino, no Daniele Vezzi? Io ho visto Mignani anche più disteso. L'allenatore è un po' come il giocatore, no? Cioè, indovini o non indovini? Purtroppo lui ha l'onere di mettere in campo, secondo lui, la migliore formazione, ma noi non lo sappiamo come sono. Certo. Quindi dietro agli 11 titolari c'è un mistero che nessuno di noi può capire, mentre il giocatore tu poi lo giudichi, no? Perché la partita la vedi e quindi viene giudicato. Ma l'allenatore come lo giudichi, da che cosa? Tu che ne sai se Antenucci lo voleva magari far giocare, ha preso una botta il giorno prima o c'è avuto la febbre la sera prima della partita? Cioè, poi c'è l'ospite che magari ce lo può dire, quante cose non si sanno dietro una formazione, quante ce ne sono dietro che non si possono sapere. Quindi lui è diciamo tra l'incudine e il martello, no? Perché purtroppo è così, l'allenatore è questo. Se il giocatore gioca, tu lo giudichi, magari non sai che non si è allenato tutta la settimana, poi sono quindi l'allenatore è un ruolo particolare, però è stato bravo perché ha indovinato tutto. GG Gerson, grazie per la tua paziente attesa e in collegamento. Ciao GG, che piacere ritrovarti. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Tutto bene? Allora, tu eri in campo il 2 dicembre del 1990 in Bari-Inter 1-1, che è la partita che sin qui costituisce il record di presenze allo stadio San Nicola, poco più di 55.000. Lo sai che questo record sta per cadere, GG, perché domenica saranno 58.000? Meglio così. io penso che giocare in quello stadio, entrare in campo, sentire l'atmosfera del nostro popolo, della tifoseria barese, è la cosa più bella. Io mi auguro veramente, anche di avessi sentito questa cosa qua, entrare in quel campo, sentire, sai, l'atmosfera, è la cosa più bella che un calciatore possa avere e giocare. Tutti vogliono, se tu fai una domanda a un ragazzino o anche un giocatore un po' più esperiente, tu vuoi giocare con lo stadio vuoto o con lo stadio pieno? Certo che giocare con lo stadio pieno, però per giocare con lo stadio pieno bisogna stare preparato, bisogna stare con la testa e concentrato al massimo, poi le cose vanno normalmente. Vi dico questa su Dorval: la sera prima della partita qualcuno gli ha mandato un messaggio, un conoscente, dicendo: domani sono quasi 55.000, gli hanno chiesto se in ansia e lui ha risposto: no, non mi conoscete allora, perché era carico dalla sera prima, quindi fa parte di quella lista di giocatori che quelle partite le vive in un certo modo, speriamo si confermi. Io non chiaramente non ho risposto perché stavo dormendo sicuramente, dormivo sempre. No, ma era prima serata. Oggi possiamo... abbiamo scoperto, no, che Luca spia nei cellulari dei giocatori. No, non spio nei cellulari dei giocatori. Tra l'altro stavo spiando invece la formazione di quel Bari, siccome oggi, sai Daniele, si fanno tanti discorsi, metto il mediatore
piano in più, gioco equilibrato. Quel Bari giocava con Gerson, Lupo, Di Gennaro, Raducioio, Maiellaro e Gio Paolo. Cioè, insomma, quando il pallone c'aveva il Bari c'era da divertirsi parecchio. Forse abbiamo perso Gegè con il collegamento, proviamo in diretta. Gegè, ci senti? No, l'abbiamo perso. Sentite? Ah, ce l'abbiamo, perfetto, ce l'abbiamo. Non ti, vedevamo, non ti vedevamo più, Gegè. Quanto conta la vittoria di venerdì nella testa dei giocatori? Perché hanno superato un piccolo tabù. Questo Bari davanti ai Pienoni non aveva ancora vinto in stagione. Ma guarda, io ero molto, ma molto fiducioso, anche perché, come avete detto lì voi, essere allenatore non è facile. Penso che il mister Mignani ha visto bene, perché lui durante la settimana vede i giocatori che hai. Quindi quando tutti vogliono parlare, lui va con la testa sua. Quello, io sono allenatore pure, lo so benissimo. È meglio sbagliare con la tua testa che con la testa degli altri. Quindi io sinceramente ho visto un Bari molto, ma molto coeso, un Bari attento. Va bene, la espulsione si sta pure lì, che si vede veramente i veri allenatori, i vecchi allenatori che possono fare bene. Poi, volevo dire una cosa, quando è entrato Florucci, anche Benedetti, lì ho visto che il Bari è azzeccato, perché avevamo bisogno di un po' di più di qualità, e quindi, fortunato no, è meglio così. Gegè, sarà il Cagliari di Ranieri a sfidare il Bari. Tu immagino Claudio Ranieri lo abbia incrociato già in passato in carriera. Cosa vuol dire giocare contro una squadra allenata da chi di partite con andata e ritorno ne ha vissute tanto, sia in campo che in panchina? Ragazzi, un grande allenatore, una grande persona, un uomo di calcio, e secondo me può dar tanto al Cagliari, però di questa volta io mi auguro veramente che possa sbagliare al massimo, perché il Bari c'è la possibilità di veramente di gioire. Secondo me il Bari, la partita del Bari sarà fuori casa. Il Bari attento, un Bari veramente con la testa a posto, può veramente sorprendere, diciamo, la squadra del Cagliari. Quello che mi auguro, che auguriamo tutti quanti, e poi trovare questo San Nicola pieno, extra pieno, però la partita importante è fuori casa. Quindi la partita importante è quella di giovedì sera. Gegè, ci sarai domenica al San Nicola, sei tra i 58.000? Sicuramente, deve stare là per forza. Ma sai la cosa bella, che questa atmosfera, questa, veramente questo entusiasmo, è la cosa bella. Comunque dobbiamo lasciare la squadra tranquilla, dobbiamo solamente tifare, è la cosa più importante, perché si sente l'atmosfera, il colore bianco-rosso si sente dappertutto. Quindi sarà, io mi auguro che sarà una partita importante per noi, per la squadra e per la città di Bari, che merita senz'altro questa Serie A. Grazie Gegè, grazie, sono parole sempre con il cuore, le tue, ci sentiamo e ci vediamo prestissimo. Grazie, grazie per l'invito e forza Bari. Grazie, grazie a Gegè Gerson. Bari tappezzata di biancorosso. Abbiamo anche regia delle immagini che ieri ha realizzato il nostro collega Paolo Ruscito per Radio Selene, dell'entusiasmo all'antistadio, tanta gente che di domenica ha scelto non di andare al mare, non di andare a pranzo fuori, ma di andare all'antistadio a omaggiare la squadra. Quanto conta questo, Stefania Di Michele? Cioè, Bari sta dicendo in ogni modo di voler andare in Serie A. Vabbè, io non avevo proprio nessun dubbio su questo. Bari si è sempre dimostrata, anche nei momenti di difficoltà, certo meno gente, meno ovviamente meno entusiasmo, però ha sempre dimostrato di esserci in ogni momento. Ovviamente questo è un momento bello, è un momento positivo, un momento di speranza, è un momento in cui le persone adesso ci credono davvero nel sogno Serie A. Ed è arrivato al culmine di un campionato meraviglioso, di un campionato ai limiti del miracolo sportivo, secondo me, per come era iniziato. Quindi credo che l'entusiasmo della gente stamattina in giro per le strade di Bari, davvero c'erano code incredibili fuori in via Capruzzi al Bari Point, fuori il Bari Store, insomma davvero c'era quell'entusiasmo, c'è quell'entusiasmo che
a coronazione di quello che speriamo sia davvero un sogno, Luca. Un sogno da realizzare e da provare a portare a termine. Facciamo così, ascoltiamo un estratto delle parole di Nicola Bellomo, che ho già parlato in conferenza stampa, e poi le commentiamo insieme. Stiamo vivendo un sogno, io specialmente, perché essendo del posto sono emozioni che non si possono spiegare. Niente, non abbiamo dormito quando siamo venuti sconfitti da Sud Tirol e continuiamo a non dormire, almeno a me non sto dormendo in questi giorni, però meglio non dormire, così rimaniamo svegli fino a Cagliari. La cosa che mi ha colpito di più è quando siamo entrati col pullman in campo, praticamente lo stadio era già strapieno, ed è la prima volta che l'ho visto così pieno, quindi mi ha fatto una sensazione veramente bella, cioè non capita tutte le volte. Poi eravamo carichissimi perché comunque ci volevamo riscattare da quella sconfitta lì a Bolzano, per come è andata in tutti i sensi, quindi eravamo troppo carichi e la serata è stata la serata perfetta, cioè era giusto che passavamo noi perché ce lo siamo meritati, e per come è andata l'annata ed era giusto arrivare in finale. Nicola Bellomo, che ha giocato una partita nel Bari di Antonio Conte, pischello direi Daniele De Vezze, subentrando a Daniele De Vezze, e oggi gli è stato anche chiesto, Dani, similitudini tra questo Bari e quello di Conte. Lui ha detto: io quello spogliatoio non l'ho vissuto tanto chiaramente, però ci vedo la solidità del gruppo come tratto in comune. Sei d'accordo? Beh, io non ho vissuto questo, quindi penso che lui, anche se non è stato con noi, però si percepiva che eravamo veramente, veramente un bel gruppo, altrimenti non vinci, è difficile. E va dato atto che quest'anno, bene o male, delle cose magari sono anche successe, ma noi non lo sappiamo, perché poi almeno dall'esterno sembra, quando un giocatore gioca, poi non gioca più, poi sparisce, poi ritorna, poi botta, che... Le voci girano, però non è mai uscito niente. Questo è sinonimo di compattezza, è sinonimo che comunque si va tutti verso la stessa direzione, che nessuno, poi se succede qualcosa, esce fuori. Ed è giusto che sia così, perché in un'annata 30 persone dentro uno spogliatoio, per forza cosa qualcosa deve succedere. È impossibile che fila sempre tutto liscio. È praticamente impossibile. Solo chi non ha visto uno spogliatoio può dire una cosa del genere, perché gli episodi in un'annata ci stanno. E chi di spogliatoi ne ha vissuti tanti, e quest'anno ci ha fatto compagnia diverse volte, oggi l'ho quasi costretto a stare con noi perché l'ho perseguitato da ieri praticamente, e lo zio Francesco Valiani. Ciao Francesco, buonasera. Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi. Stasera sono divano e felpa, però non sono con la giacca come voi. Mi manca il posticipo alle tue spalle, perché sai, il lunedì aveva sempre quello. Stasera niente. Stasera niente, in attesa di giovedì sera. Allora Francesco, tu eri al San Nicola, c'è stata una parata di ex, c'era Ciccio Brienza, Simeri, Bianco, Iadaresta, tanti giocatori che hanno il Bari nel cuore. Ecco, ti chiedo che emozioni hai provato intanto. Ti sarebbe piaciuto stare in campo? Guarda, allora parto dall'emozione che, a parte, siamo stati io e Ciccio insieme a vedere la partita uno accanto all'altro, poi c'era anche sua figlia con noi, è stata un'emozione incredibile, sembravamo veramente dei bambini col telefono sempre in mano a fare video, a fare foto, quindi è stata un'emozione veramente grande, ed è logico che queste sono partite dove essere in campo mi sarebbe piaciuto, chiaro, sono partite speciali, sono vedere, insomma, sentire più che vedere 50.000 persone così, sono botte di adrenalina, sono spinte, sono proprio come quando non ce la fai più e qualcuno ti spinge dalle spalle. Un'immagine che ha catturato l'attenzione di tutti, l'esultanza di Polito ai piedi della curva nord. Ecco, secondo te, in sede di preparazione di questa partita, che ruolo ha avuto il direttore sportivo? Sì, che tra l'altro mi sembra di aver letto su qualche social, hanno scritto
Pulito versione Super Saiyan, era bellissima la frase, era proprio, era carico come pochi. Poi fine partita siamo andati anche io e Ciccio ad abbracciarlo, abbiamo fatto due chiacchiere, insomma ci ha permesso anche di salutare i ragazzi giù, insomma è stata una serata bellissima. E il ruolo di Ciro in questa gestione, dai, da quando Ciro è a Bari, è un ruolo molto importante, perché al di là della sua bravura nel fare il direttore, che lo sta dimostrando, perché non me ne vogliano, insomma, è una squadra questa forte, ma è una squadra che bisogna ricordarsi bene un pochino con quale budget è stata fatta. Non che il Bari non abbia spinto per fare squadra, però di sicuro c'è chi ha speso tanto, ma tanto di più. E questa squadra funziona, funziona bene, e poi trasmette. Quando una squadra trasmette, bisogna rendere merito al direttore, al mister sicuramente, alla stessa proprietà, che comunque fa lavorare, sentendo le parole che mi dice Ciro. Insomma, Ciro non si offenderà se le riferisco, ma insomma ha sempre detto che un presidente così, che ti permette di lavorare in autonomia e che ti dà fiducia, è un presidente che vorrei avere per tutta la carriera da direttore, nel senso che Laurenti si è dimostrato di saper stare al suo posto, ma nel senso positivo della parola. Cioè si fida di chi ha preso, questa è la cosa più importante. E il direttore questo lo trasmette anche allo staff, all'allenatore, che si sentono comunque sia, sentono fiducia, sentono che di condividere le cose, di essere tutti un unico blocco, con squadra, staff, allenatore, direttore, fino ad arrivare al presidente. Questa è la cosa che funziona. Poi sappiamo che c'è il campo, c'è il pallone, ci sono 180 minuti e sarà quello che sarà. Vi faccio vedere una bella grafica, Daniele De Vezze sentiva l'astinenza, 32 minuti quasi senza grafica di trasmissione, è quella dei giocatori del Bari che hanno vinto i playoff ed è un bel gruppetto, devo dire, c'è un'esperienza nell'arrivare fino in fondo, la vediamo insieme in regia, Ricci ed Esposito insieme a Venezia, partendo dal quinto posto 2 anni fa. Benali e Mazzotte insieme a Pescara partendo dal quarto posto, Maiello a Frosinone partendo dal terzo posto, Molina l'anno scorso a Monza partendo dal quarto posto. Poi c'è chi ha vinto direttamente la Serie B, Frattali, Di Cesare, Antenucci e Vicari. Nicolò Del Vecchio e Stefania Di Michele, io mi sono concentrato molto guardando questi 6 nomi, questo sestetto, su Raffaele Maiello. Sì, è perché Maiello lo sappiamo qual è la sua importanza e sappiamo anche quanto abbia messo in difficoltà il Bari la sua assenza nelle ultime partite di campionato e finalmente è rientrato a pieno regime. È vero, come secondo me diceva Daniele prima, che probabilmente qualche prestazione non è stata magari all'altezza del Maiello che conosciamo, però ci sta anche, è importante avere giocatori che sappiano cosa vuol dire vincere, che hanno vinto, che hanno giocato questo tipo di partite. Maiello ha una grandissima personalità e immagino la farà vedere nelle due sfide contro il Cagliari. Non ci sarà Ricci, ovviamente. Ti aspetti, Stefania, una possibilità per Mazzotta? Perché l'altra opzione è Dorval a Dorval, sinistra. io mi aspetto Mazzotta. Daniele dice Sì, no. No, no. Ah, ok, no, pensavo che No, Dorval a dicevi. No, ora mi viene contro a priori. Ah, ok. Ormai l'ho fatta grossa. Ormai l'ho fatta No, io. sì, io mi aspetto onestamente, ma del resto ce l'hai e lo utilizzerà sicuramente. E il suo ruolo Però a quel punto vi chiedo, lo chiedo a Daniele, se rientra Pucino, che lo sappiamo quando è stato a disposizione, ha sempre giocato, e gioca Mazzotta e esce Dorval? A Cagliari sicuro, se... no, non lo so, ti ripeto, dietro una formazione, soprattutto poi queste partite decisive, c'è una settimana, c'è stanchezza, botte, cioè, ci sono talmente tante cose che penso le valuterà tutte, perché Ciccio lo conosce meglio, quindi è un mister che non lascia nulla al caso, è quasi scientifico nelle scelte, non lo so. No, che poi quando prepari una partita non pensi soltanto ai titolari, pensi anche a quali sono le possibili soluzioni poi in corsa, quindi è quello anche il... Diciamo che contro il Sottirolo c'era poco da pensare, cioè doveva vincere la Eh partita, sì, quindi certo. diciamo che il cerchio si è un po' stretto Certo. perché ha provato a fare, insomma,
la partita per vincerla, ma anche perché le soluzioni erano quelle là, cioè non essendoci Pucini doveva giocare a Dorval, cioè era magari forzato mettere un giocatore in un ruolo che magari non era suo di base, no? Però diciamo che se ha tutti a disposizione, lui ci ha sempre dimostrato che poi alla fine trova sempre la soluzione a tutto, no? E io ho fiducia perché poi alla fine è pur vero che ogni tanto diciamo che non ha imparato la lezione col Cittadella, però poi trova sempre il modo di riscattarsi. Ma io credo che non sia imparare la lezione il problema di Mignani, credo che siano proprio caratteristiche sue. Cioè, come studia le partite, lui ci ha insegnato che lui è proprio così. E dall'altro canto, quando deve vincere per forza, gioca in maniera completamente diversa. E lo fa quasi sempre. Ecco, Ciccio Valiani, andiamo da chi conosce meglio di tutti noi Mignani. Ti chiedo se sei d'accordo con questa chiave di lettura e poi come sta vivendo, secondo te, l'avvicinamento al momento più importante della sua carriera. Io oserei dire non solo da allenatore, forse. Ma guarda, intanto la chiave di lettura l'ha data molto giusta Daniele, nel senso che è un allenatore che fa le cose in maniera, si basa molto anche sulle sensazioni personali, però diciamo che da un certo punto di vista cerca sempre di anche di cavalcare giustamente lo stato di forma, che è una cosa giusta. Infatti sul discorso Mazzotta, Dorval, Pucino, non so il mister che scelte farà, però in questo momento escludere Dorval non è facile, e questo sono sicuro nella testa del mister c'è. Per come la sta vivendo, ti dico che quando sono arrivato giù a Bari venerdì mattina e ho parlato subito al mister poco dopo essere atterrato, ci siamo visti lì all'hotel, l'ho visto molto sereno, tranquillo, e questo è stato, gliel'ho detto subito, appena l'ho visto, mi sento proprio tranquillo, rilassato, mi ha detto sì, ho le idee chiare, la voglio far così, ho un po' anche di idee di cosa fare in corsa, e poi insomma anche sull'espulsione ha dimostrato che le idee chiare le aveva anche sui cambi, no? Che magari sul momento qualcuno può anche aver storto il naso su quei tre cambi, però invece ha dimostrato di avere comunque la situazione sotto controllo. Poi, come abbiamo detto sempre, c'è il campo che parlerà, però lui la sta vivendo molto bene, molto bene. Poi invece, dopo ho parlato con lui, ho incrociato anche Valerio, ho fatto parole a lui, ho fatto ti vedo rilassato, e non lo era ovviamente, sentiva la partita, perché poi se lo sente il peso di tutta la città sulle spalle. Credo non sia rilassato dall'87-88, più o meno da quando ha avuto. Bravo! Esatto, da quando aveva 4-5 anni, dal momento in cui è iniziata la scuola elementare. No? Ciccio, noi ti aspettiamo domenica allora allo stadio. Guarda, ci sto lavorando, però guarda, che poi lo sai, anche le cabale bisogna rispettarle. Infatti, io già parlerò con Ciccio Brienza in questi giorni, vediamo cosa riusciamo a organizzare, perché per me non siete proprio dietro l'angolo in questo momento, però vediamo se riesco a incastrare un paio di cose, verrò sicuramente. Poi se il mister come l'altra volta mi fa un po' di pressione per venire giù, a quel punto non posso dirgli di no, insomma. Questo è il retroscena. Tra l'altro Ciccio Valiani con questo fa look. Fa manca la fila per prendere il B. Esatto, manca la fila per prendere. Con questo look, con questa felpa azzurra, mi ricorda che ha vinto uno scudetto a Napoli, visto così nel quindi che sia di buon auspicio. Ciccio, grazie ancora, buona serata. Ragazzi, buona serata a voi. Intanto guardiamo giovedì, tutti belli collegati. Voi sarete, immagino, tu Luca sarai a Cagliari, quindi insomma, dai, mi raccomando, porta anche la presenza di chi non potrà essere lì. Esatto, grazie anche di perché nuovo, ci buona sono. Buona serata. Grazie Ciccio Valiani, perché ci sono poi pochi biglietti nel settore ospiti rispetto. No, tra l'altro non sono ancora stati messi in vendita. Dovrebbero essere, mi dicevano oggi, c'è una discreta buona notizia, che non dovrebbe essere 415 ma quasi 700, però restano, sì, comunque pochi bene, e andare a Cagliari non è proprio facile, quindi io so che soprattutto la tifoseria organizzata si sta
organizzando in modo tale da poter esserci, però è chiaro che se non si ha la certezza di avere a disposizione i biglietti, anche confermare un mezzo come un charter piuttosto che un traghetto diventa davvero davvero difficile. Costo del charter che più o meno dalle informazioni che ho avuto dovrebbe essere vicino ai 400 euro a persona per andata e ritorno, quindi una spesa non banale, e vedere un settore ospiti pieno sarebbe anche il segnale di quanto la gente è disposta a fare per il Bari. Io ti garantisco che i tifosi stanno facendo di tutto per poterci essere. Pensavo stessi dicendo ti garantisco che pago io per te. No, guarda. No, però stanno facendo di tutto per esserci. È chiaro che però ci devono essere anche le possibilità dal punto di vista organizzativo per poter andare. Sì, in effetti diciamo mancano 3 giorni, domani saranno 2, è davvero poco. Vediamo delle immagini di Valerio Di Cesare, perché il grande rebus in vista dell'avvicinamento alla finale di andata è: ci sarà Di Cesare o no? Perché ai più attenti non è sfuggito che negli ultimi 10 minuti contro il Südtirol Di Cesare correva a mezzo servizio con la spalla sinistra praticamente bloccata. Queste sono immagini di oggi pomeriggio e lo vedete come la spalla è bloccata, ha lavorato a parte nella prima fase di allenamento. Lo chiedo a Daniele Devezze, queste situazioni magari le ha vissute non sulla spalla ma le hai vissute su... No, tu anche lo accendo, è una delle poche cose che mi sono fatto. Ce le ha tutte? No, questa no. Quanto è fastidiosa? No, io mi sono operato e non riesci se ti fa male. Vediamo un po', io ho visto un Di Cesare fortemente motivato a giocare, ma per oggi non mi sembrava. Oggi non mi sembrava in grado di giocare una partita, purtroppo. Quanto ero motivato, a spalla è la spalla. È dura, no. Perché ti condiziona in tutto, ti condiziona tutti nella corsa. Tutti i movimenti. Andiamo a Cagliari, poi torniamo sul capitolo Di Cesare. Andiamo da Valentina Caruso, giornalista del gruppo L'Unione Sarda di Sky Sport. Ci siamo sentiti con te, Valentina, in occasione dell'avvicinamento alla partita di andata. Sembra passata un'eternità perché era metà settembre. Torneremo in Sardegna di nuovo con il caldo. Quel giorno c'erano quasi 35 gradi a Cagliari. Buonasera intanto. Ciao, buonasera a tutti. Eh sì, è passato un bel po' di tempo, peraltro è passato anche un allenatore nel frattempo, è arrivato Ranieri e le cose sono decisamente cambiate da allora. Parto proprio, Valentina, da Claudio Ranieri, perché avrei avuto modo di leggerlo. I tifosi del Bari volevano evitare sì il Cagliari, ma più di tutti volevano evitare Claudio Ranieri, perché viene visto davvero come lo special one della categoria, e probabilmente, anzi sicuramente lo è. Ci racconti un po' come ha cambiato questo Cagliari, 35 punti nel girone di ritorno, lo ricordiamo. Ha ribaltato completamente questa squadra, che di fatto non era ancora una squadra, evidentemente. Avevano bisogno di una guida come lui, esperta, di un comunicatore, di uno psicologo, un mental coach. Ranieri poi ha portato un grande entusiasmo in tutto l'ambiente, è stato richiesto a gran voce dai tifosi, quindi sì, da tutta la tifoseria. Quindi diciamo che il presidente Giulini ha voluto fare questo regalo, peraltro sotto Natale, ha portato qui l'allenatore che aveva fatto già una grandissima impresa, la doppia salita, la doppia promozione dalla C alla Serie A negli anni 90, aveva lasciato questo grande ricordo e ora insomma è già nella storia per quello che sta creando qui a Cagliari, per quello che sta facendo qui a Cagliari. Ranieri è un allenatore che studia bene il suo avversario, capisce qualunque cosa al volo, ha bisogno magari di provare a modificare le cose in corso di gara, può succedere, però riesce talmente tanto bene a capire quali sono le mosse da fare che poi effettivamente riesce ad ottenere i risultati, quello che vuole. Valentina, ti faccio vedere i numeri a confronto di La Padula e Khedira, perché parliamo di due giocatori diversi per pedigree, diversi per qualità tecniche, ma che hanno inciso tantissimo sul Cagliari e sul Bari. 47 gol ai raggi X l'abbiamo definita questa, perché 25 li ha segnati La Padula, 22 Khedira, 8 anni di differenza, anche tanti gol di differenza a vantaggio di La Padula, che per me è il top player di questa categoria, un gran giocatore non solo per quanto segna ma per quello che dà a una squadra. 2 gol di destro, 15 di sinistro, 8 di testa, 5 rigori realizzati per La Padula, 6 per Khedira. Sul valore di mercato ci atteniamo a Transfermarkt, anche se secondo me sono più vicine le valutazioni, 2 milioni e 2 La Padula, 8 milioni per Khedira. Ti chiedo che tipo di contributo sta dando La Padula, cosa significa per questo Cagliari, e poi da casa ci chiedono anche, ce lo scrive Christian, come sta La Padula, perché è uscito non al top dalla gara contro il Parma.
Beh, effettivamente non stava benissimo, ho subito un pestone al piede e lui adesso si sta continuando ad allenare, però ovviamente sotto la lente di ingrandimento da parte dello staff, del Cagliari. Sappiamo quanto è importante un giocatore come lui, ha contribuito nella regular season con 21 gol, ha segnato, soprattutto poi nei preliminari, insomma, dei playoff con quella bellissima doppietta alla Domus. È un uomo che dà tanta esperienza, dà tanta forza a questa squadra che con qualunque partner si metta in campo al suo fianco, insomma, riesce a dare sempre il meglio di sé. È il classico bomber che ha il fiuto per il gol e non si vedevano da tanto tempo bomber così nel Cagliari, probabilmente il miglior Pavoletti di qualche anno fa, ecco, però mi ricorda un po' Roberto Muzzi, che davvero era esattamente, insomma, della tipologia di Lapadue. Valentina, ti chiedo infine, avrete ovviamente visto a Cagliari, ti chiedo come è stata commentata la notizia del sold out praticamente in 4 ore per la finale di ritorno, ti chiedo come sta procedendo lì invece la vendita dei biglietti e oltre ad Ossena se ci sono altri assenti anche per giovedì. Allora, ti posso dire che stavo comunicando anche con i miei colleghi di Sky perché seguiremo naturalmente la partita giovedì, sarò a bordo campo con la mia collega Marina Presello e quindi c'è sempre un gran fermento nelle nostre chat dove ci scambiamo informazioni e comunicazioni. La comunicazione che arrivava da Bari era proprio quella che tu mi stai dicendo adesso, da parte mia invece arrivava la comunicazione che da Cagliari hanno letteralmente polverizzato i biglietti, c'erano delle attese, delle lunghe liste d'attesa perché oggi partiva la vendita libera a partire dalle 16 e nel giro di un'ora è andato in tilt praticamente il sito dove si acquistano i biglietti con ben 32.000 persone in coda e pensate che la Domus ha una capienza di 16.000 posti. Sold Date stadi più out anche qua, grandi, nel giro di un paio d'ore. l'appello sarebbe date stadi più grandi a Cagliari e Bari, perché per queste partite probabilmente ne avrebbero messi dentro 50-60 mila a Cagliari e Sì. 100 mila a Bari. Saranno due È belle ovvio partite. che dispiace per quei tifosi che erano in coda. Io mi immagino chi stava al 17.000 posti, insomma, chi stava a quella posizione lì e non poteva assolutamente farci più nulla. Dispiace perché c'è veramente tanta passione e tanto amore per questa squadra. Tanta passione e saranno giorni di passione tra giovedì e domenica per questa finale playoff. Grazie a Valentina Caruso del gruppo Le Unioni Sarde di Sky Sport. Grazie Buon a voi. lavoro a te. Grazie, un Grazie. abbraccio a tutti. Grazie ancora. C'è un commento molto curioso e lo voglio leggere perché Giuseppe dice: Devezze oggi era allo stadio per fare il biglietto. Un grande, confermi. E Dico la com'è andata, Daniele? No, non sono riuscito. L'appello è pubblico, no scherzo, a parte gli scherzi, però io dico la mia. No, Invitatemi. io dico la mia, non perché è in studio, però secondo me chi è stato nel Bari, chi ha vinto l'ultimo campionato, dovrebbe Di nutrire, diritto a godere, entrare dovrebbe al godere di sacco. un occhio di riguardo da parte Concordo della con te. società, anche perché vedo ex tesserati del Bari in tribuna d'onore, insomma, non mi sembra giusto, succede so in altre società, succede alla Roma, succede in altri club. C'è una lista aperta per gli ex calciatori, soprattutto quelli che hanno avuto un ruolo importante nella storia recente e non del club. Questa è la mia considerazione, l'avrei fatta in assenza di Daniele Devezze, la faccio in presenza, quindi non lo faccio per un interesse nei confronti di Daniele, ci mancherebbe. Ultimi 5 minuti di trasmissione, li inauguriamo vedendo delle interviste che ha realizzato Stefania Di Michele oggi allo store ufficiale del Bari in centro. I biglietti erano ancora in vendita perché erano più o meno le 13, correggimi se Sì, sbaglio, le erano le 13 e 13, 14. 13 e 10, E sì. c'erano anche, regia, abbiamo anche l'audio delle interviste, dovremmo averlo Sì, perché queste sono l'abbiamo. le Queste immagini. sono le immagini, magari Stefania, raccontaci un po', ecco, il clima che hai Sì, il trovato. clima era chiaramente molto, molto gioioso, l'entusiasmo era davvero tantissimo, c'era una piccola curiosità, c'erano degli studenti Ma ti hanno arrivati a preso in braccio Bari. per fare queste immagini? No, mi Come... sono Ah, ok, arrampicata perfetto. su un... Su un Sì, palo. Luca, non stai migliorando la tua posizione oggi. No, non sta migliorando la sua posizione perché lui non si è mai arrampicato da nessuna No. parte per fare un'immagine.
Quindi, no, la piccola curiosità, dicevo, è che c'erano degli studenti a Bari in Erasmus tedeschi, tre ragazzi tedeschi, che parlavano, devo dire, l'italiano meglio di te, Luca. Oggi tornerà a casa. Difficilissimo. Quella del 12 non la facciamo, regia, a prescindere. Da solo. No, parlavano molto bene l'italiano e erano affascinati da questa, da questa partita. Ecco, adesso li stiamo vedendo qui. Li ascoltiamo, li ascoltiamo. Calcio, e adesso voglio vedere questa partita qua, perché sì, è speciale per noi. Forza Bari. Sì. Forza Bari. Forza Bari. È una bella sensazione, dai. Una bella sensazione. Esatto, brava, brava, di nuovo Pienone. Sullo stadio più grande. Un Forza Bari. Forza Bari, ragazzi. Forza Bari. Io sto a Bari Point. Forza Bari. Forza Bari sempre, sempre. La chiudiamo su questa grande convinzione che credo sia la frase più ricorrente in questi giorni che si può ascoltare a Bari. Sul capitolo biglietti c'era un messaggio da casa. Buonasera Luca, sinceramente sono rimasto amareggiato dell'organizzazione perché nonostante ore e ore di coda non sono riuscito ad acquistare neanche un biglietto, e purtroppo questo è uno stato d'animo che riguarda in tanti. Ora non stiamo qui a parlare di responsabilità di organizzazione, io credo semplicemente ci sia stata un'ondata di richieste alimentata forse anche da quegli screenshot che circolavano in rete. Ci sono 15.000 persone in coda, 18.000, 20.000, e magari anche chi si stava per muovere con calma ha accelerato i tempi. Vi chiedo un commento a testa su questo, Nicolò. Secondo me la cosa è purtroppo inevitabile, mi è successo altre volte per stadi più grandi di non riuscire a trovare i biglietti per partite importanti, ma d'altronde è così, e ci vuole anche fortuna. A volte la fortuna ti dice bene, altre volte no. Dispiace ovviamente per chi è rimasto fuori, anche perché le code sono state molto lunghe, non solo nei punti fisici di vendita ma anche online. C'è gente che è stata anche 4 ore davanti al computer e poi non è riuscita a prendere biglietto. Purtroppo però lo stadio non può accogliere 200.000 persone, quindi... La verità, Luca, è che per queste partite bisognerebbe stare una mezz'oretta prima davanti al computer, premere F5, quando ti dà la possibilità di acquistare, fare acquisti. Il problema è che uno dovrebbe stare senza far niente per fare questo. Lo so, sono perché i pro... erano lunedì mattina ed erano le 12, perché lo ricordiamo, per chi era in possesso di abbonamento, cioè da sabato a lunedì sono stati venduti 7.500 biglietti, esatto, circa. Quindi ne hanno venduti 50.000 in 4 ore. Esatto. Sai cosa, io capisco, nulla togliere a quei ragazzi, però magari uno che vive Bari e vede tutte le partite e quei ragazzi che magari riescono a prendere... Credimi che ho fatto la stessa affermazione però, a Luca. Ma a prescindere, io sono d'accordo che poi chi ha la possibilità di comprarlo, è giusto che sia così, però magari un'idea magari per un futuro dovesse ricapitare un po', magari dalla prelazione chi è stato in semifinale, non solo gli abbonati, perché anche potrebbe essere una cosa carina. Poi se io in semifinale non voglio andare, lascio la prelazione, però magari per le due partite dei playoff, se uno avesse detto la prelazione ce l'hai anche se fai in finale, uno si viene tagliando. E visto che ti ho dato i soldini, ho la partita, ho fatto 5 ore di fila, ho creduto in te, ho investito in te, magari in finale ho diritto al posto allo stadio. Io in semifinale sono andato allo stadio, non c'era nessuno, sono stato forse l'ultimo a farlo, perché credimi, non c'era nessuno quando sono entrato io a fare i biglietti. Stavolta non l'ho fatto, però insomma, a prescindere, come me e tante altre persone non sono riusciti a farlo. Però insomma, un'attenzione ai playoff, visto che sono due partite, chi va in semifinale ha diritto anche alla finale. Sono d'accordo con questa idea, chissà che non possa arrivare a chi di dovere. Aggiungo soltanto... Speriamo che non ci sia un altro playoff. Esatto, esattamente così. Per dire. Però magari un futuro lontano potrebbe ricapitare.
Vabbè, può servire anche alle altre società. O può essere un consiglio a qualche altra... Esatto, a qualche altra società. Quindi dopo che fai playoff l'anno prossimo. Esatto, dopo vediamo il numero di Daniele Terezze per consulenze private. Gratis. È a disposizione. Siamo veramente in chiusura. Facciamo gli auguri a Mirko Antenucci, che si è laureato in psicologia, giusto perché non aveva tanto da fare in questa settimana. Ha preso anche la laurea celebrata su Instagram. Abbiamo un minuto, in realtà non ce l'abbiamo, me lo sto prendendo io con gli insulti della regia. Quindi vi chiedo in 20 secondi a testa di dire l'11 titolare del Bari, secondo voi, a Cagliari. Senza esitazione e ballottaggi, Nicolò Del Vecchio. Aiuto, difficilissima. Me la gioco semplice con l'11 dell'ultima partita, con Mazzotta sulla sinistra e Dorval a destra. Stefania Di Michele. Sì, anche secondo me. Mazzotta, Dorval, quella sarà. Quindi 4-4-2. Sì, non lo so, Antenucci in panchina, cioè secondo me qualche minutino ad Antenucci glielo farà fare almeno, perché non, contro il Sud Tirol non ha giocato. Credo che l'abbia riservato per o forse lo tiene come mental coach, visto la laurea che ha preso. Daniele. No, io non sono scaramantico, però parecchi lo saranno, te lo scrivo in privato, però secondo me cambia qualcosa. Per me gioca Benedetti. Dico questo e non ci siamo scritti prima, ci siamo guardati. Hai pensato anche ai cambi? Stiamo facendo la pace. Se dici ha giocato Benedetti, hai pensato anche ai cambi. Vabbè, non è che gli altri non sanno giocare. Quindi vabbè. Va bene, siamo davvero in chiusura, potremo andare avanti per ore. Grazie intanto a Davide Del Mastro in regia, grazie a tutti coloro che ci hanno scritto, ma non c'era tempo per tutti i messaggi. Grazie a Nicolò Del Vecchio. Grazie a te Luca. A Stefania Di Michele. Grazie a te Luca, grazie a tutti. E a Daniele Terezze. Grazie Luca, buonasera a tutti. Noi seguiremo ovviamente tutto l'avvicinamento alle due partite, ci rivediamo sicuramente lunedì prossimo qui in studio, vediamo un po', qua la scaramanzia davvero abbonda, quindi ci vediamo lunedì prossimo. Buona serata su Telesvea.